Grazie mille, buonasera a tutti. Ruben Bellavia alla batteria. Da Torino, una grande giovane promessa della batteria, anzi una realtà, una promessa contemporaneamente. Una realtà del contrabbasso jazz, Massimiliano Rolf. Il mio nome è Alessio Menconi e vi ringrazio. Però quanta bella gente, cavoli, tutto pieno in Liguria, sarà mica gratis, no, non credo. Grazie tantissimo di essere venuti, davvero siete in moltissimi ad ascoltare il jazz e questo ci fa moltissimo piacere. E questo brano che abbiamo suonato è una composizione un po' particolare, come tutte le sue composizioni. Parliamo di Thelonious Monk, un grandissimo innovatore del bebop dell'epoca anni 40-50, che ha scritto tantissimi brani molto moderni per la sua epoca, come appunto questo che si intitola Evidence. Adesso proseguiamo sempre con uno standard che fa parte un po' sempre del repertorio tradizionale del jazz, degli standard, poi andremo a fare anche un po' di altre cose che vi presenterò in seguito. È un brano eseguito da tantissimi grandi anche vocalist come Ella Fitzgerald, Frank Sinatra, e si intitola April in Paris. Grazie mille. Thank you.
Grazie mille, grazie mille. Allora, aspetta che guardo la scaletta, la carta ovviamente del ristorante, una pizza, ah no scusate ho sbagliato la cera. Allora, prossimo brano vuole essere un brano di estrazione, non necessariamente jazzistica, però alla fine può diventare jazz qualunque grande melodia, come in questo caso, visto che stiamo parlando di un grandissimo cantante, compositore, anche pianista, armonicista, che è Stevie Wonder, e vogliamo suonare con un nostro arrangiamento una sua composizione che si intitola Overjoyed. Thank you.
Thank you.
Grazie mille, questa era Fly Me to the Moon. Bene, adesso vorrei fare un salto con due brani e andare in Brasile, una terra che amo particolarmente, ricca di musica, dove ho avuto la fortuna di suonare tante volte. E in particolare voglio suonare un brano che non ho mai suonato dal vivo, che ricordo molto bene perché quando ero molto piccolo mio padre, che è un musicista, suona anche lui, navigava e suonava nelle navi della costa. Non c'era ancora Schettino all'epoca, era andato in Brasile a suonare e è tornato, anche lui non conosceva, perché la musica brasiliana adesso è molto famosa qua anche nell'ambiente jazzistico, però negli anni 70 non era praticamente conosciuta. È tornato con un sacco di dischi vinile, impazzito per la musica, in particolare questo disco Meu Caros Amigos di Chico Buarque de Holanda, che contiene una canzone bellissima che vogliamo suonarvi adesso, che si intitola Olhos nos Olhos. Poi andate a vedervi anche i testi, perché lui è veramente un grandissimo scrittore, non solo di musica ma anche di testi bellissimi. Quindi vorrei suonarvi del brasiliano, grandissimo poeta, Chico Buarque de Holanda, Olhos nos Olhos, e dopo suoniamo invece di un altro compositore brasiliano che arriva dalla musica del nord-est del Brasile, un po' diversa da quella carioca di Chico Buarque, che si intitola, che il compositore si chiama Hermeto Pascoal e il brano si chiama Bebé. Grazie mille. Thank you.
Grazie mille per questi due brani bellissimi di Chico Buarque e Ermeto Pascal. Adesso rientriamo un po' nell'ambiente degli standard jazz e voglio suonarvi una bellissima ballad, molto soft, molto romantica, che si intitola Skylark. Thank you.
Thank you.
Grazie mille. Bene, grazie ancora e noi saremo giunti all'ultimo brano della scaletta, abbiamo letto e questo arrivati alla fine, c'era quest'ultimo brano che è un omaggio al grandissimo musicista che era Charlie Parker, forse il più grande innovatore dell'improvvisazione jazzistica e vi suoniamo Donna Lee, ma prima di suonarlo voglio ripresentarvi alla batteria Ruben Bellavia. Yes, la prima volta che suoniamo insieme è stata veramente una bellissima sorpresa con Ruben che viene da Torino. Vi consiglio anche di seguire i suoi video didattici bellissimi che mette su internet, questo per i batteristi ovviamente. E al contrabbasso Massimiliano Rolf. Alla chitarra sono sempre io, Alessio Menconi. E prima di suonare voglio anche ringraziare un po' di persone che hanno permesso questo concerto. Innanzitutto le persone che vi hanno fatto ascoltare bene la musica e ci hanno fatto ascoltare bene, che sono i fonici Raffaele e Emanuele, laggiù, che anche loro non suonano, non si sentono, ma in realtà fanno parte della musica. Poi ringrazio Rosario Moreno che è direttore artistico di questa bellissima rassegna, l'assessore Gianluca Ratto che appunto ha contribuito sicuramente moltissimo alla riuscita di questi concerti e ringrazio ovviamente voi, veramente un bellissimo pubblico, viva la Liguria, sono ligure anch'io quindi ci tengo a portare fuori dalla Liguria la cosa, si dice sempre che quando vai fuori i liguri balandi si lamentano sempre, invece no, guarda, musicisti, un pubblico bellissimo e noi vi salutiamo e vi ringraziamo ancora, Alessio Menconi, Massimiliano Rolf, Rue Bellavia con Donna Lee, grazie mille. Thank you.